Ciao ragazzi, come state? Vogliamo vedere cosa c'è oggi al 18? Oggi abbiamo una poesia di Gianni Rodari che si intitola Il Mago di Natale. Se io fossi il Mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastrelle del pavimento, ma non l'albero finto di plastica dipinto che vendono adesso al Lupin, un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vento vero impigliato tra i rami, che mandi profumo di resina in tutte le camere e sui rami i magici frutti, regali per tutti. Poi, con la mia bacchetta me ne andrei a fare magie per tutte le vie. In via nazionale farei crescere un albero di Natale carico di bambole di ogni qualità, che chiudendo gli occhi chiamano papà, camminano da sole, ballano il rock and roll e fanno tante capriole. Chi le vuole le prenda, gratis si intende. In piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato, in via del Tritone l'albero del panettone, in via Buozzi l'albero dei maritozzi e in largo di Santa Susanna quello dei maritozzi con la panna. Continuiamo la passeggiata? La magia è appena cominciata. Dobbiamo scegliere il posto dell'albero dei trenini. Va bene, piazza Mazzini? Quello degli aeroplani lo faccio in via dei Campani. Ogni strada avrà un albero speciale. È il giorno di Natale e i bambini faranno il giro di Roma a prendersi quello che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro dello stesso modello, o anche più bello. Per i grandi invece ci sarà, magari in via dei condotti, l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi un mago, però non lo sono e che posso fare? Non ho che auguri da regalare. Gli auguri ne ho tanti, scegliete quelli che volete e prendeteli tutti quanti. Bene, anche oggi abbiamo finito e ci vediamo domani. Ciao!